I riflettori a Salone di Ginevra sono puntati sull'acquisizione di Opel da parte del gruppo PSA, ma qui in casa Opel si parla innanzitutto di prodotto con Crossland X e Insignia. Nicola Venai è direttore marketing di Opel Italia. Allora, Crossland X unisce quella che è l'estetica del crossover con la versatilità del monovolume. Direi infatti urban crossover forse è la definizione migliore per definire Crossland X, quindi si affianca a Mocha X, che è la capostipite delle nostre X, appunto dei nostri crossover, però lei unisce appunto tutto ciò che il mercato chiede oggi in termini di stile, quindi stile da SUV, insieme a caratteristiche di versatilità e di abitabilità interna tipiche di un monovolume. Mentre per quanto riguarda una clientela più business arriva Insignia. Sì, Insignia, oggi due grandi anteprime mondiali, Insignia Grand Sport e Insignia Sport Tourer. Insignia si innesta su un solco di grande successo di Insignia dell'anno 2009, con oltre 900.000 unità vendute in Europa, e grandi novità però stilistiche mutuate da un concept importante che è Monza, quindi una linea più sportiva, esterna, più schiacciata a terra, sbalzi anteriori e posteriori accorciati, careggiate più larghi, quindi tutto per conferire grande sportività, da cui il nome Grand Sport dato alla 5 porte. Nuova architettura interna insieme a telaio FlexRide e a un notevole alleggerimento dei pesi fino a 200 kg danno peraltro un dinamismo quando viene condotta su strada, una sportività e un'agilità importanti soprattutto per questo tipo di clienti, che sono clienti business e quindi ricercano non solo un appagamento estetico ma anche soddisfazioni quando guidano l'auto importanti.